Avrebbe dovuto terminare i lavori il 31 luglio 2015, termine che poi è stato prorogato ad ottobre del 2015. Ora sappiamo che i lavori sono terminati, ancora oggi però le schede di lettura prodotte dal servizio studi ci dicono che i lavori di quella commissione pare non siano ancora terminati. Noi ci chiediamo per quale motivo, alla luce di questo, non sia invece in questo momento, per dare delle risposte soprattutto al settore agroalimentare penalizzato dalla crisi, penalizzato dall'agropirateria, perché non possa trovare spazio questa norma all'interno del testo del provvedimento in esame oggi in aula. Grazie. Grazie a lei, onorevole Zaccagnini. Ah, perfetto. Scusi, onorevole Zaccagnini, vogliamo far parlare prima il governo per vedere se per caso ha chiesto di intervenire? Allora, vabbè, facciamo parlare onorevole Zaccagnini. Scusi, onorevole Zaccagnini, prego. Sì, grazie Presidente. Questo è uno dei temi e degli articoli che sono stati soppressi, stralciati dal collegato agricolo e che purtroppo non sappiamo in che tempi verranno affrontati. Noi ci auguriamo appunto che vengano affrontati in maniera più organica, che con degli interventi mirati all'interno di questo provvedimento, ma è chiaro come questo sia uno dei temi principali, quello di garantire la sicurezza agroalimentare attraverso anche un controllo e delle sanzioni adeguate. Lo vediamo in particolare anche con le inchieste avviate dal PM Guariniello riguardo all'olio, alla contraffazione dell'olio, ai grandi marchi come hanno utilizzato vie illecite. E non vorremmo appunto che ci fosse la volontà di una sanatoria o di andare, diciamo, ad una depenalizzazione troppo forte rispetto a quello che è.